si cerca il gioco in questa fase della stagione, quindi come hai visto questa partita contro Padova? Bisogna ancora di tutti per assicurarci il secondo posto. Stasera li abbiamo ottenuti anche con un risultato abbastanza secco, quindi sono soddisfatto della prestazione. È ovvio che cerchiamo anche di migliorare alcune situazioni, soprattutto di sfruttare tutte le occasioni che ci creiamo nell'arco della partita. Stasera l'abbiamo fatto abbastanza bene, anche se in alcuni frangenti provavamo, credo, a essere un po' più cinici e concreti. Il terzo set è stato un set comunque tirato, loro hanno fatto delle buone cose sia in battuta che in difesa. Siamo stati bravi comunque a rimanere concentrati, calmi sulla parte tecnica e sono contento di come l'abbiamo portato a casa. Battuta e muro questa sera hanno fatto veramente male a Padova. Credo che siamo stati ordinati un po' in tutti i fondamentali, il nostro cambio palla ha funzionato molto bene e ci ha dato tranquillità. E poi la differenza, ecco, l'abbiamo fatta soprattutto a muro, abbiamo fatto un lavoro buono anche dal punto di vista tattico, credo. Ecco, diciamo che è una prova positiva che ci fa anche ben sperare per l'immediato futuro. Giricovar, una partita che Padova voleva portare a casa dei punti, siete stati però bravi e ordinati a contenere sempre Padova. Sì, storicamente qua abbiamo sempre fatto piuttosto fatica, quindi oggi ci siamo detti che dovevamo iniziare col piede giusto, l'abbiamo fatto, poi i primi due set sono andati via lisci, il terzo sono stati bravi a metterci un po' di difficoltà con la battuta e niente, alla fine l'abbiamo spuntata, tre punti d'oro per noi per tenere distaccata Modena e niente. Adesso qual è il segreto per arrivare pronti a quelli che saranno i playoff? Non c'è un segreto, è dare tutti i giorni il massimo in palestra, cercare di migliorarsi anche quando magari non si è al meglio fisicamente, però noi dobbiamo guardare avanti con fiducia e prendere partita per partita. Grazie, bocca al lupo. Prego.